Chiedo al professore Paolo Cozzo. Buongiorno a tutti. Io ringrazio gli organizzatori per l'invito, graditissimo ma anche gravosissimo, di aprire il convegno con una riflessione sulla figura e il tempo di Maurizio, che diciamo in sintonia con l'approccio già manifestato dalla professoressa Di Macco, cercherà di seguire la figura del cardinale, del principe cardinale, attraverso alcune riflessioni di natura storiografica che cercherò quando possibile anche di legare al programma del convegno. Nella consapevolezza già espressa nelle prime parole introduttive di questo convegno, della straordinaria complessità e dunque ricchezza della figura di Maurizio di Savoia. Come ha argutamente segnalato Alice Raviola qualche anno fa, nella conclusione di un suo articolo dedicato a Maurizio e alle sue molteplici lealtà politiche, divise fra Torino, Roma, Madrid e Parigi, la prima edizione, pubblicata dalla Terza nel 1990, del volume L'uomo barocco curato da Rosario Villari, presentava in copertina il ritratto di Vittorio Amedeo I. Commentando quella scelta editoriale, operata forse più per gusto estetico che per omaggio o allusione al personaggio, Alice notava che, come emblema della sua epoca, il fratello del duca Sabaudo, Maurizio, non avrebbe stonato. In effetti, la figura di Maurizio appare fra le più adatte a descrivere i chiaroscuri del Seicento, i suoi splendori e le sue ombre, i vertici di magnificenza e di desolazione toccati in quel secolo, secolo lungo, complesso e fondamentale, che ormai da tempo abbiamo imparato ad avvicinare e a conoscere, lasciando da parte quella categoria di decadenza, più radicata e difficile da superare in Italia che altrove, stante l'autorevolezza di chi ne fu autore e propugnatore, che ne aveva segnato l'immagine e la fortuna, anche a livello storiografico. Il pregiudizio sul Seicento, di cui per molti versi Maurizio è stato vittima, ha riguardato in pieno anche la storia sabauda, ricostruita fino a non molto tempo fa, seguendo un andamento che Claudio Rosso ha efficacemente definito sinusoidale, e cioè, semplificando molto, tra due secoli aurei, il XVI e il XVIII, di crescita e di sviluppo, se ne inserirebbe uno ferreo, il XVII, di crisi e involuzione, con la sua massiccia e incombente presenza della morte, per citare le parole di Luciano Guerci, che non aveva celato il sollievo dello studioso che, lasciatosi alle spalle quel tempo arido e infelice, entrava nel Settecento salutandolo, cito, come rottura con il passato e come promessa d'avvenire. Da questa impostazione, dominante sino a pochi decenni fa, era scaturita una generale diffidenza nei confronti del Seicento Sabaudo, solo in parte mitigata dall'interesse verso il secolo barocco mostrato da storici della letteratura, dell'arte, della musica, dell'architettura, dell'urbanistica, che avevano saputo cogliere, prima di quanto non avrebbero fatto gli storici della politica, delle istituzioni, della società, della cultura, dell'economia, della vita religiosa, le specificità del Seicento piemontese. E forse proprio per il Seicento sarebbe stato il caso di parlare di eccezione piemontese, no? Di Piemontese exception, per citare la problematica espressione di Gregory Hanlon, e delle sue molteplici potenzialità euristiche. Si sono pertanto dovuti attendere anni relativamente recenti, perché sul XVII secolo degli stati sabaudi, e uso anch'io l'espressione al plurale proposta qualche anno fa da Paola Bianchi e Andrea Merlotti, venisse progressivamente rimossa quella coltre di pregiudizi e incomprensioni che ne avevano a lungo compromesso lo studio e la conoscenza. Claudio Rosso, che di quel secolo, già magistralmente indagato nel 1994 nella storia del Piemonte Utet e qualche tempo dopo nella storia di Torino Einaudi, Claudio Rosso, che di quel secolo è senza dubbio uno fra i massimi esperti,
Ha individuato nei lavori di Enrico Stumpo sulla finanza, apparsi nel 1979, un punto di svolta, dal momento che lo studioso toscano aveva allora rifiutato di adottare la logica sinusoidale a cui si è fatto allusione prima, valorizzando invece gli elementi di continuità e di consolidamento che emergevano dall'analisi delle fonti seicentesche, anziché riproporre i tradizionali schemi che tendevano a riscontrare ed enfatizzare le situazioni di arretratezza e di declino emergenti da una lettura del XVII secolo condotta con le categorie e la sensibilità proprie di quello successivo. Si era così aperta, al principio degli anni Ottanta, una strada nuova che nel giro di qualche decennio, nel quadro di una generale rivisitazione del Seicento da parte degli studiosi italiani, avrebbe portato ad un progressivo incremento di interesse per quel secolo, storiograficamente ritrovato nel nuovo millennio. Una riscoperta, quella del Seicento Sabaudo, non limitata al panorama piemontese o italiano, ma proiettata in una dimensione internazionale, dato il forte interesse mostrato per i Sabaudian Studies dalla storiografia anglosassone sui due versanti dell'Atlantico, oltre che, stando in Europa, da quella francese e spagnola. Penso, per citare solamente alcuni esempi molto recenti, al cantiere di studi su Cristina di Borbone, avviato da Giuliano Ferretti, o alle ricerche sul ruolo del Piemonte nella guerra dei Trent'anni, coordinato da Bernardo Garcia, o ancora ai ricorrenti approfondimenti sulla corte sabauda, nelle vulcaniche attività degli Ulisse, José Martínez Millán e di Manuel Rivero Rodríguez. D'altro canto, se questi ed altri lavori, quelli di Robert Oresco, Geoffrey Sincox, Matt Wester, David Perrow, Toby Osborne, Christopher Strauss per l'ambito anglosassone, quelli di Frédéric Meillet e di Stéphane Gall per quello francofono, quelli di Maria José del Rio Barredo e di Magdalena Sánchez e di Almudena Pérez de Tudela per l'ambito iberico e molti altri ancora che ovviamente qui non ho il tempo di ricordare. Se questi approfondimenti contribuiscono ad avvalorare la sensazione della volontà, persino dell'urgenza, di recuperare un ritardo nelle conoscenze su 600, tale ritardo, come è stato ricordato sopra, non riguardò, o almeno lo fece solo parzialmente, la storia dell'arte, dell'architettura, della letteratura, della musica, e seppero da parte loro valorizzare il XVII secolo attraverso il barocco e le sue figure, per citare il titolo di una fortunata raccolta di saggi curata da Giovanni Romano, uscita appena un anno prima dell'epocale mostra del 1989, Diana Trionfatrice, curata da Giovanni Romano e Michela Di Macco. Quella è allestita un quarto di secolo dopo un'altra esposizione epocale, quella sul barocco piemontese del 1963, quella mostra del 1989, dedicata all'arte di corte nel Seicento, oltre ad essere il punto di arrivo di un proficuo percorso di collaborazione fra ambiti scientifici differenti, rinnovò ed ampliò gli orizzonti della storiografia sul Piemonte Sabaudo. Ne scaturì un'intensa stagione che dagli studi di Pino Dardanello su Guarino Guarini, a quelli di Costanza Ruggero Barbelli e Andreina Griseri sulla Corona di Letizia, da quelli di Marziano Guglielminetti e di Maria Luisa D'Oglio sulla cultura letteraria, a quelli di Mercedes Viale Ferrero e di Franca Varallo sulle feste, misero il barocco al centro dell'attenzione, richiamando gli storici sulla necessità di conoscerne meglio il secolo. Queste considerazioni non mi paiono superflue per cercare di ripercorrere il filo dell'interesse storiografico riservato a Maurizio nel corso del tempo. In effetti, non è difficile notare come, in coerenza con quanto si è appena detto, l'attenzione per il quartogenito di Carlo Emanuele I sia emersa più fra gli studiosi della cultura barocca di quanto non sia avvenuto tra gli storici tout court del Seicento. Ciò è potuto avvenire perché Maurizio fu figura poliedrica, nella quale si possono individuare, oltre che fedeltà, anche identità multiple. Dunque non solo principe cardinale, ma anche mecenate, collezionista, protettore di artisti e letterati, animatore di accademie, promotore di feste e cerimonie. Su questi profili, più che su altri di natura politica, diplomatica, religiosa, si sono a lungo concentrati gli sforzi degli studiosi. Tant'è che Maurizio appare complessivamente più indagato, lo abbiamo appena sentito dalle parole della professoressa Di Macco,
nella sua dimensione artistica, per gli studi dedicati fra gli altri, non soltanto dalla professoressa Di Marco, da Mattia Soberli, da Martin Boitot, da Cristina Santarelli, da Jorge Morales, e come protagonista della scena politica ed ecclesiastica del suo tempo. Questa dimensione non è stata certamente assente, specialmente negli ultimi anni, come si avrà modo di vedere. Ma risulta nel complesso ancora limitata in rapporto al peso specifico esercitato da Maurizio nelle e fra le corti, quella torinese, quella romana, quella francese, quella spagnola, quella imperiale, oppure nelle intricate dinamiche della guerra civile e nei precari equilibri interni scaturiti al termine del sanguinoso conflitto tra principisti e madanisti. Oppure ancora, per venire a una dimensione a me particolarmente cara, alla sua natura religiosa, alla sua gestione dei benefici ecclesiastici, ai suoi rapporti col clero secolare e regolare, alle sue relazioni, non solo diplomatiche, con le varie anime della Curia romana. A metà 800, Gaudenzio Claretta non aveva esitato a individuare la radice della questione storiografica di Maurizio, che già allora appariva macroscopica, nella scelta di campo, a fianco del fratello Tommaso e contro la cognata Cristina, compiuta dal cardinale dopo la morte del duca Vittorio Amedeo I. Ne derivò infatti un'avversione nei suoi confronti da parte degli storici, da Samuel Guichenon a Valeriano Castiglione, schieratesi con la principessa francese, e perciò parziali nel giudizio, da leggere dunque con cautela, scriveva lo stesso Claretta. La stessa cautela che andava adoperata, ma per ragioni opposte, nell'approccio a Emanuele Tesauro, che di Maurizio avrebbe composto il panegirico funebre, come ci spiegherà Franca Varallo, e agli altri scrittori principisti, le cui fortune furono offuscate dalla loro compromissione con il partito, risultato perdente. Ignorato o avversato dagli storiografi filomadanisti, Maurizio godette del positivo interesse della storiografia principista, che in quanto tale fu però complessivamente silenziata. E quel sostanziale silenzio, continuato ancora nel Settecento, non sarebbe stato interrotto neppure nell'Ottocento. Quando lo stesso Claretta notava che il cardinale, personaggio centrale nella vicenda della guerra civile e della reggenza di Cristina, avrebbe meritato ben altro trattamento da parte di chi si accingesse a scrivere di lui. Ma al tempo di Claretta, gli anni del Risorgimento, quasi nessuno sembrava interessato alla figura di un principe sabaudo che alla carriera delle armi aveva preferito quella dei paramenti sacri, dai quali si era tuttavia dovuto allontanare per gli obblighi della ragion di Stato, appresa dal Botero che gli fu precettore, come ha ricorrentemente ricordato Alice nei suoi lavori sul Danese. Gli stessi obblighi che, avendo egli perso la sua guerra personale e politica con Cristina, gli avevano imposto, una volta abbandonata la porpora, di sposare la figlia del fratello defunto e della cognata, come segno e garanzia di pacificazione con la vittoriosa fille de France. Era dunque quella di Maurizio una figura per certi versi scomoda e poco adatta all'esaltazione propagandistica della dinastia sabauda e del suo progetto nazionale, alla quale la storiografia stava lavorando su impulso della stessa corona sin dai tempi di Carlo Alberto. Figura scomoda perché il suo ruolo di principe della Chiesa, che Maurizio aveva ricoperto vestendo la porpora dal 1607 al 1642, poco sembrava attenere ai destini della stirpe negli anni in cui essa, unificando l'Italia e sopprimendo il potere temporale dei papi, consumava la sua rottura col vescovo di Roma. Figura poco adatta non solo perché rappresentativa della barbara, cito, condizione del secolo in cui egli era vissuto, ma soprattutto perché nella prospettiva della storiografia ottocentesca a servizio dei Savoia, ad essere celebrati dovevano essere in primo luogo quegli esponenti della Real Casa che erano riusciti a conquistare territori, mentre andavano trascurati quelli che avevano perseguito altri traguardi o comunque non erano stati in grado di ampliare gli spazi dello Stato, come ha notato Alessia Portaglia. Maurizio, rientrando in quest'ultima categoria, non poté neppure godere, se non di riflesso, della simpatia che la storiografia sabaudista, occupatasi della guerra civile e della reggenza di Cristina, riservò generalmente ai principi a discapito della duchessa, ritenuta inadatta alla funzione che si era trovata ad assolvere sia perché donna, sia perché straniera. Dei due fratelli che
si erano opposti alla cognata per rivendicare il diritto di successione a Vittorio Amedeo I, Tommaso raccolse maggiori e più durature attenzioni da parte degli storici. Ciò non solo perché, a differenza di Maurizio, egli era uomo d'arme, ma soprattutto perché da Tommaso aveva preso avvio il ramo dei Carignano, di cui era discendente lo stesso Carlo Alberto, asceso al trono sabaudo nel 1830 dopo l'estinzione del ramo principale di Savoia. Esaltazione del capostipite della dinastia, il cui legame matrimoniale e politico con la Francia veniva visto come precursore di un'alleanza i cui frutti stavano per essere colti con le guerre di indipendenza, rientrava infatti a pieno titolo tra le strategie di promozione propagandistica della corte Carlo Alberto. Diverso fu dunque il destino storiografico di Maurizio, il quale, dopo aver condiviso i non lusinghieri giudizi di dubbiosa condotta riservati a Tommaso nel Settecento, ad esempio da Muratori, che, come ha ricordato Paola Bianchi, criticò Tommaso per sembrare francese allorché servì gli spagnoli e spagnolo allorché servì ai francesi, nell'Ottocento non godette delle stesse fortune del fratello. Altra natura, più morbida e cedevole alle impressioni, altra mente, altro braccio aveva Tommaso rispetto a Maurizio per Domenico Carutti, che ho appena citato, il quale criticò come colpa grave e non alleggerita dalle intenzioni oneste la scelta di assumere il protettorato di Spagna e dell'impero, lasciando quello di Francia, presa da Maurizio mentre Vittorio Amedeo I era ancora in vita. Ce ne parleranno Frédéric Liévat e Pierpaolo Merlin. Che di fatto significava abbandonare il proprio fratello e sovrano in momenti difficili e far parte da sé, anzi contrario alla sua, piantando così il seme di mali futuri. Il giudizio del barone Carutti fu ancora più tagliente quando, commentando la soluzione ipotizzata da Maurizio per uscire dal pantano della guerra civile, ovvero il suo matrimonio con la cognata Cristina, definì quel cardinale carezzato e blandito nella vanità, come uomo di buone lettere, non più giovane, vanerello, volubile nei progetti, mezzo invaghito della duchessa, sino al tempo in cui aveva in Francia conclusa le nozze di lei col fratello. Quella del debole di Maurizio per Cristina era del resto una pruriginosa insinuazione ricorrente nella storiografia sabaudista, che aveva finito così per mettere in secondo piano la complessità dell'azione diplomatica e l'abilità dimostrata dal giovane principe nelle trattative per il matrimonio dell'erede al trono, che sono state recentemente evidenziate da Giuliano Ferretti e di cui ci parlerà qui Andrea Pennini. Ercole Ricotti aveva ricordato la gelosia d'amore che, insieme al zelo per l'onore domestico, avevano portato il cardinale ad un forte risentimento per la tresca della giovane duchessa Cristina con un servitore francese. Lo stigma della volubilità, per vanità disposto a desiderare del potere anzi comodi le apparenze che la realtà, e della passionalità, vociferossi che, sin da quando aveva egli in Francia concluso le nozze di Cristina col fratello, si fosse invaghito di lei e che codesto amore gli rinascesse in petto dopo la morte del duca, con la speranza di sposarla e riunire le opposte loro pretensioni alla reggenza, sembravano condizionare il giudizio sul cardinale, di cuor generoso e di mente vivace, ma facile a mutarsi e sbagliare strada. Ad aleggiare sull'immagine di Maurizio rimase dunque a lungo la leggenda nera di Madama Reale, dalle cui manie il principe non sarebbe in fondo mai riuscito a svincolarsi. Anche questo elemento va tenuto in considerazione per spiegare il ritardo accumulato dalla storiografia nell'approccio a Maurizio. Sta di fatto che le prime, e per quel che mi riguarda, che mi consta sinora uniche biografie, risultano essere quelle uscite a cavallo fra XIX e XX secolo. Si tratta delle ricerche storiche sul mecenate di letterati e artisti, condotte dall'erudito Vittorio Enrico Gianazzo di Pamparato e pubblicate a Torino nel 1891, e il racconto biografico di Luigi Randi, pubblicato a Firenze nel 1901. Edita con una tiratura assai ridotta, circolata pochissimo dal catalogo OPAC. Ne risultano solo due copie, una alla Reale e l'altra alla Biblioteca Storica della provincia, perché ne servono altre, ma comunque si tratta di un'opera veramente molto rara. Quest'opera,
scritta da un erudito toscano che pochi anni prima aveva composto un'ode celebrativa del monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele dalla città di Firenze, non aveva certo pretese di esaustività o ambizioni di scientificità. Ciononostante, non si sente il bisogno di tornare sulla figura di Maurizio, il quale non compare infatti fra i titoli dei volumi della collana storica sabauda di Paravia, inaugurata nel 28 col volume di Arturo Segre su Emanuele Filiberto e spentasi con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che pure si era occupata del fratello Vittorio Amedeo I e delle sorelle Margherita, Maria e Caterina. La situazione non mutò sostanzialmente nel secondo dopoguerra, quando l'interesse per la dinastia Sabauda dovette oltretutto fare i conti con il mutato quadro istituzionale e sociopolitico. Come è stato ben evidenziato da Merlotti, faceva apparire inopportuno e anacronistico a molti studiosi occuparsi dell'ex casa regnante. E del resto, chi se ne occupava, ad esempio Francesco Cognasso, nella sua voluminosa ricostruzione della storia del casato, pur abbandonando i severi giudizi sulla volubilità di Maurizio, non mostrava attenzione nei suoi confronti, ricordandone sommariamente il ruolo nella guerra civile. Va detto che anche sul versante della storia ecclesiastica, che avrebbe dovuto manifestare un certo interesse verso quella che di fatto fu l'unica porpora di Casa Savoia, Maurizio non generò particolari entusiasmi. Chi l'erba, nella sua magistrale ricostruzione della Chiesa Sabauda ai tempi di Carlo Emanuele I, lo ricordava come vorace collettore seriale di prestigiose e pingue commende abbaziali: San Benigno di Fruttuaria, San Michele della Chiusa, Santo Stefano di Ivrea, Santa Maria di Casanova, San Jean d'Aulps, o per i suoi rapporti con i vescovi sabaudi, a partire da quelli non facili con il vescovo Goria di Asti e Vercelli e con l'arcivescovo Philibert Millier di Torino, o con i prelati italiani coinvolti a vario titolo negli assetti della Chiesa Sabauda, come il cardinale Federico Borromeo, commendatario dell'abbazia di Santo Stefano di Vercelli, sulla quale anche Maurizio, non pago della titolarità di molte altre abbazie, aveva puntato le sue mani. Nelle pagine di Erba risultava invece quasi assente l'esperienza romana di Maurizio, richiamata solo nel rapporto alle ingenti spese per il lusso straordinario che la caratterizzò e per fronteggiare le quali si rese necessario ampio e sistematico ricorso alle cospicue rendite abbaziali di cui era titolare. Erba, pur notando che lo splendore sfoggiato nell'urbe da Maurizio era determinato da ragioni di rivalità col cardinale de' Medici, ossia Carlo, il figlio del granduca Ferdinando I, non sembrava ancora cogliere pienamente le potenzialità di piste di ricerca che qualche anno dopo sarebbero invece state battute con profitto. Negli anni 90, Michela Di Macco e successivamente Mattias Oberli avrebbero infatti fornito, attraverso i loro fondamentali studi sulla committenza artistica di Maurizio e sullo splendore della sua corte, quella romana ma non solo, elementi essenziali per dimostrare come l'ornamento e la magnificenza del principe potessero essere assunti a pieno titolo come linguaggi, oltre che dell'arte, anche della politica e della diplomazia. Sfarzo e splendore, come avremo modo di capire in queste giornate di studio dalle relazioni che ci verranno offerte, costituivano infatti la sintassi di un idioma indispensabile per poter comunicare in quel teatro del mondo, la Roma barocca, dove nella prima metà del Seicento i papi svolgevano ancora una funzione dispensatrice di ordini eranghi e regolatrice di posizioni e precedenze. Ciò era ben chiaro non solo a Maurizio, che di quell'idioma fu disinvolto e abile interprete, ma anche ai sovrani sabaudi, a partire da Carlo Emanuele, che, come ha ricordato Michela Di Macco prima, non aveva dubbi sul fatto che tra i suoi figli, tra i suoi 21 figli, il ruolo magnifico avesse significato speciale soprattutto per due, l'erede del ducato e il cardinale di Santo Romano Chiesa. Su quest'ultimo, e non su, come è stato giustamente ricordato, non sul terzogenito Filiberto, per il quale, come ci spiegherà Miriam Failla, era stata inizialmente preconizzata la carriera ecclesiastica, ma dopo lo sfortunato viaggio dei principi a Madrid, accompagnati da Botero, l'erede al trono Filippo Emanuele morì nel 1605 e dunque i piani cambiarono e a Filiberto venne riservata la carriera militare, assolta per la Spagna come grande ammiraglio e poi come viceré di Sicilia. Ecco,
di fronte a quella diversa destinazione di carriere, su Maurizio era ricaduto un ingente investimento politico e dinastico, dal momento che, come aveva ricordato Carlo Emanuele, chiedendo il cappello rosso per il suo Quattrocento, conviene stabilire anche le cose di Roma con un cardinale di questa casa, perché i papi non durano molto. Quel cardinale doveva perciò rappresentare per i Savoia il fulcro di una strategia elaborata sin dai tempi di Emanuele Filiberto, come è stato dimostrato da Pierpaolo Merlin attraverso i suoi studi sulle porpore vestite da sudditi sabaudi nel Cinquecento, di rafforzamento del prestigio dinastico e di consolidamento del ruolo politico e diplomatico sulla scena internazionale, di cui Roma continua ad essere, fino alla Pace di Vestfalia, il vero baricentro. La consapevolezza, espressa sempre da Carlo Emanuele nelle sue istruzioni, che tutti i gran salti cominciano da Roma, come titoli di re, imperatori e simili, da cui derivava la necessità di avere sempre la più gagliarda parte nel pontificato per ottenere appoggio tanto importante e necessario per il bene, grandezza e quiete del Stato, questa consapevolezza, dicevo, va tenuta sempre in considerazione per comprendere a fondo l'avventura romana di Maurizio, uscendo da quegli schematismi ottocenteschi, ma a ben vedere sopravvissuti per buona parte del Novecento, che lo riducevano ad una dispendiosa e superflua ostentazione di pompa barocca. A guardare oltre, analizzando il ruolo politico del cardinale, a partire dal linguaggio, quello della magnificenza, praticato nella Roma del suo tempo, è stato ancora una volta Claudio Rosso, che nel suo contributo alla storia del Piemonte Sabaudo nel 1994 intravedeva in Maurizio, cito, una proiezione esterna dello sforzo della corte torinese di consolidare, attraverso le forme del prestigio dinastico, un rapporto privilegiato con Roma. Rosso aveva intuito le potenzialità di una pista che altri studiosi avrebbero ampiamente dissodato, imbattendosi più volte nella figura di Maurizio. È il caso di Maria Antonietta Visceglia, che nei suoi studi sulla città rituale dedicò attenzione al cardinale Sabaudo. Al centro delle sue riflessioni vi era il peso politico dell'etichetta, emerso clamorosamente nel 1630 con la decisione di Urbano VIII di prescrivere il solo titolo di eminenza a tutti i porporati, cuiuscunque dignitatis, gradus et conditionis, indipendentemente, cioè, dal loro rango principesco. Una decisione che colpì sul vivo Maurizio e la corte torinese, che protestarono vivacemente contro questa innovazione giudicata lesiva dei loro diritti. Con la stessa impostazione, Bisceglie aveva inoltre analizzato le implicazioni diplomatiche delle sontuose feste date da Maurizio nel 1637 per l'incoronazione imperiale di Ferdinando III d'Asburgo. Quei festeggiamenti, su cui ha lavorato Martin Boittoi, di cui ci riferirà anche in questi giorni, organizzati dal cardinale che pochi mesi prima aveva rinunciato al protettorato del Regno di Francia per assumere quello dell'impero, ebbero l'effetto di amplificare l'eco del passaggio di schieramento del presule Sabaudo e contestualmente di riaccendere le tensioni con Vittorio Amedeo, che aveva stigmatizzato la decisione del fratello leggendola come dichiarazione di ostilità verso l'alleanza con la Francia. La riflessione di Maria Antonietta Visceglia evidenziava come le questioni sul cerimoniale apparissero tutt'altro che stucchevoli, se analizzate alla luce delle ambizioni al titolo regio avanzate dalla corte sabauda sin dai tempi di Emanuele Filiberto e in modo sempre più insistente con Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I. I fasti romani di Maurizio, che non mancarono di colpire osservatori e generare invidie in altri porporati, basti leggere a tal proposito i diari del cardinale Ernst Adalbert von Harrach, arcivescovo di Praga, pubblicati qualche anno fa, erano infatti parte di una strategia volta a rafforzare prestigio e visibilità della dinastia Sabauda, laddove, a Roma dei Papi, attraverso titoli e corone, venivano decise le gerarchie politiche degli stati cristiani. Si trattava di una strategia complessa e articolata, che passava anche attraverso la dimensione devozionale. Da qui l'investimento per l'espansione nell'urbe dei culti dinastici della Sindone di San Maurizio, il cui centro propulsore fu la Chiesa Nazionale del Santo Sudario, e
e di quello del Beato Medeo, di cui si cercò di ottenere il riconoscimento canonico, arrivato solo nella seconda metà del 600. O il consolidamento di quel sistema degli onori, il cui fulcro fu l'ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro, che non casualmente coinvolse i sudditi pontifici più che quelli di altri stati. Il successo di questa strategia non poteva che passare attraverso una funzionale valorizzazione della presenza sabauda nell'Urbe, di cui Maurizio era solo la punta di diamante. Questa consapevolezza è emersa negli studi che negli ultimi decenni hanno toccato sotto diversi profili e con differenti sensibilità il tema dei rapporti fra Roma e Torino nella prima metà del XVII secolo. A quella buona amicizia, per citare il titolo del volume pubblicato da Tobias Mörsch nel 2002, dedicato alle relazioni sabaudo-pontificie sotto Paolo V, un'amicizia spesso più apparente che sostanziale, e non a caso il titolo di quel libro presentava un problematico punto interrogativo, Maurizio contribuì in modo determinante, ma non esclusivo. Gli studi più recenti, tra i quali voglio ricordare quelli presentati in occasione di un convegno organizzato 10 anni fa, nel 2011, fra Roma e Venaria, per analizzare i rapporti fra Curia Romana e Casa Savoia nel 150° dell'Unità d'Italia, hanno evidenziato l'importanza di far luce su quella rete di presenze piemontesi, savoiarde, nizzarde, che ruotavano attorno alle figure apicali, tanto dell'ambito ecclesiastico sabaudo, ovviamente Maurizio, e dopo le dimissioni della Porpora, quelle di altri cardinali sabaudi, fra cui il già ricordato Francesco Adriano Ceva, una figura incredibilmente semisconosciuta e finalmente studiata da Antonio Biommelli, ma potremmo citare anche Giovanni Bona, un altro cardinale piemontese su cui sarebbe opportuno amplificare le nostre conoscenze. Quanto dell'ambito diplomatico, gli ambasciatori, da Ludovico San Martino d'Aglié a Francesco Enrico Provana di Leini, recentemente studiati da Andrea Pennini e prima ancora da Toby Osborne. Si tratta di un variegato microcosmo di religiosi e laici, segretari, assistenti, artisti e mercanti, lavoratori e pellegrini, le cui vocazioni e i cui interessi si intrecciavano e si sovrapponevano, facendo apparire assai tenue, come del resto era nella realtà, il confine fra dimensione sacra e dimensione profana. Conoscere quel microcosmo, fatto di individui e famiglie, patroni e clientele, professioni e mestiere, chiese e palazzi, che fra Torre Argentina e il Corso, fra il Palazzo Orsini e Monte Giordano, di cui ci parlerà Cristina Cuneo, e la Chiesa del Santo Sudario, qui trattata da Marisa Tabarrini, chiese e palazzi, dicevo, che disegnavano la topografia della comunità sabauda nell'Urbe, risulta indispensabile per meglio comprendere la rete di relazioni sviluppata da Maurizio a Roma, ma anche in Piemonte. Roma e Piemonte furono infatti messi in comunicazione, più di quanto non possa apparire a prima vista, da quel microcosmo di presenze gravitanti attorno a Maurizio. Presenze che continuarono a svolgere tale funzione anche negli anni nei quali il principe era assente da Roma e anche dopo la fine della sua esperienza cardinalizia. Molteplici sono le ricadute di queste relazioni. Ne cito solo una, non perché sia la più importante, ma perché più si avvicina ai miei interessi. Mi riferisco cioè alla circolazione di reliquie romane nei domini sabaudi, di cui Maurizio fu elemento propulsore direttamente per interessamento personale presso la curia o indirettamente per interessamento di figure a suo servizio o comunque degli legati. È il caso, ad esempio, di Monsignor Secondo Ferrero di Ponziglione, segretario del cardinale, che nel 1622 e nel 23 fu regista della traslazione di numerose reliquie catacombali a Torino e in altre città del Piemonte, come Pinerolo o la Natia Cherasco. Questa prassi, inaugurata ai tempi di Maurizio, si consolidò negli anni successivi, interessando grandi centri e piccolissimi paesi del Ducato e delle limitrofe terre milanesi, come la Valsesia, su cui ha lavorato Damiano Pomi, o la Val di Gezzo. E ricordo con piacere un caso, quello di Malesco, studiato alcuni anni fa da Giorgio Cracco e della compianta Delia Cracco Ruggini. L'impegno del cardinale e della sua corte per trovare e fornire reliquie era del resto indizio delle strategie di rafforzamento di vincoli, clientelari ma non solo, con il territorio. A Giaveno, ad esempio, come ci spiegherà Cristina
sempre fra breve Don Pomi, dove erano arrivate le reliquie di Sant'Antero Papa, Maurizio, abate di San Michele, patrocinò l'erezione della parrocchia di San Lorenzo in collegiata, mantenendola sotto la giurisdizione abbaziale. Al castello di Giavello, Maurizio era del resto guardato come ad una delizia extraurbana, se, come aveva annotato Monsignor Consiglione, il cardinale accomodava quel luogo che riuscirà delizioso con fontane e giardini bellissimi. Stiamo toccando l'ultimo tema con il quale chiudo, che sia pur sinteticamente vorrei evocare al termine di questo intervento, ovvero quello del rapporto fra Maurizio e i territori con i quali, nelle sue molteplici vesti di uomo di chiesa, ma anche per un certo periodo di uomo d'armi e di governo, si trovò ad interagire. Come abate commendatario, Maurizio era infatti titolare di una giurisdizione che dall'ambito ecclesiastico tendeva a estendersi a quello civile. E d'altro canto, negli anni della guerra contro Cristina, il suo rapporto con le città e i contadi fedeli al partito principista, come Mondovì, di cui ci parlerà Giancarlo Pomino, si intensificarono. Così come stretti, avremo modo di sentire da Licera Viola e Matteo Traverso, furono i legami con Nizza, dove il principe, col titolo di principe di Oneglia, andò a risiedere con la giovane moglie, in qualità di luogotenente generale, dopo la riconciliazione con la cognata, a seguito della sconfitta nella guerra civile. Molto resta da indagare sui rapporti fra Maurizio, le città e i territori in cui egli risiedette, che conobbe nei suoi molteplici ruoli, che difese militarmente o amministrò sul piano ecclesiastico e civile. Ciò non deve peraltro stupire, considerando che complessivamente le ricerche e le riflessioni hanno privilegiato la prima parte della vita di Maurizio, lasciando invece sullo sfondo l'esperienza umana e politica di quello che altre volte fu cardinale, per usare l'espressione impiegata dal cardinale von Harrach nel suo diario per commentare la notizia della morte dell'ex porporale. Anche questa notazione lascia intendere come la deposizione della dignità cardinalizia e il matrimonio con la nipote, del cui mecenatismo qui ci parlerà Laura Facchin, ma su questa, anche su questa figura ancora molto resta da dire, avessero segnato l'immagine di Maurizio. Immagine che dalla sua contemporaneità, dove l'abbandono della porpora non era affatto cosa straordinaria, prima di Maurizio l'avevano fatto il Granduca Ferdinando de' Medici e il Duca Ferdinando Gonzaga, dopo l'avrebbero fatto Giovanni Casimiro Vasa e Francesco Maria de' Medici. Ecco, quel gesto però sarebbe diventato una sorta di stigma che avrebbe in qualche modo accompagnato anche la memoria e la fortuna del cardinale, dell'ex cardinale, del principe Maurizio. Ecco allora, quanto mai opportuna e preziosa, per concludere, l'occasione di riflettere su Maurizio, di indagare temi per lo più rimasti finora ai margini degli interessi degli storici, offerta da questo convegno, che si celebra 11 anni dopo un altro importante convegno, quello su Caterina d'Austria, la madre di Maurizio, convegno che aveva aperto nuove prospettive di ricerca su quel personaggio e sul suo tempo. Quello che le relazioni di queste 3 giornate costruiranno sarà un altro tassello importante, utile, che andrà ad arricchire il mosaico, sempre più ricco e articolato, della storia del Seicento sabaudo, dal quale siamo partiti e sul quale chiudiamo. Giampaolo Romagnani, tracciando recentemente un bilancio storiografico degli studi sugli spazi sabaudi negli anni 70 e 80 del Novecento, ha evocato l'immagine, a sua volta mutuata da Franco Venturi, dell'estate di San Martino per descrivere una stagione straordinaria in cui forte impulso al rinnovamento e all'ampliamento delle ricerche era venuto dalle mostre e dai convegni, intesi come, cito, occasione unica per intraprendere nuove ricerche, aprire un dialogo fecondo e destinato a durare tra storici, storici dell'arte e dell'architettura, urbanisti, archivisti, storici della letteratura e della cultura. Mi pare che anche questo convegno, come quello sull'infanta, quello sui rapporti fra Roma e Torino, prima ricordati, e tanti altri convegni organizzati in questi anni da una generazione di studiosi che non sente il peso del termine sabaudo, che infatti compare nei nomi di qualificate associazioni scientifiche o di prestigiose collane editoriali, questo convegno, dicevo, sia in fondo anche figlio di quella stagione straordinaria.
E questo nostro felice appuntamento, arrivando dopo il rigore e la desolazione di un'altra stagione, quella che tutti speriamo ormai definitivamente alle spalle, possa segnare l'arrivo di una nuova e duratura estate di San Martino per gli studi, la ricerca, la cultura, che lo abbiamo ormai capito, non possono prescindere dal confronto fra studiosi che si incontrano, si vedono, si parlano di persona e non solo in modo virtuale, attraverso uno schermo, condividendo il tavolo della conferenza, ma anche, ove possibile, quello al ristorante, è l'auspicio, credo, più bello con il quale inaugurare questo convegno dedicato a Maurizio di Savoia. Ringrazio.